se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi. Quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi. Che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere. C'è solo una cosa che dobbiamo fare. Restare a casa. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Controlli delle forze dell'ordine per il coronavirus. Buono l'esperimento di Pasqua e Pasquetta, ora saranno ripetuti anche il 25 aprile e il 1 maggio. In fiamme un'ala del palazzetto dello sport. Dopo la morte di Vincenzo Schiraldi si era pensato di dedicare proprio a lui la storica struttura. La fase 2 parte da librerie e cartolerie. Anche cultura e turismo si preparano alla ripresa. Cammino nero-verde, le emozioni della stagione del Bitonto dalla ripartenza post Agropoli alla vetta della classifica contro il Taranto. Buonasera e bentornati al Doppio Zero Notizie, l'appuntamento settimanale con il notiziario di Radio Doppio Zero. Lo avete sentito dai titoli, Pasqua e Pasquetta sono trascorse con norme più stringenti che saranno replicate anche il 25 aprile e il 1 maggio. Ad annunciarlo il sindaco Michele Abbaticchio durante una diretta Facebook. Pasqua e Pasquetta, i bitontini hanno dato una bella risposta. Ripeteremo l'esperimento, quindi già ve lo anticipo, per il 25, il 26 aprile e il 1 maggio, lasciando soltanto esclusivamente il servizio a domicilio. Il bilancio del weekend da bollino nero di Pasqua e Pasquetta è trascorso in maniera serena, con la gran parte dei bitontini che hanno recepito il messaggio e sono usciti solo in caso di comprovata necessità. Esperimento che sarà replicato anche la prossima settimana, il 1 maggio. Le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Polizia Locale, con l'ausilio del Nucleo Protezione Civile, hanno controllato a tappeto tutto il territorio. 300 le persone controllate, 30 le persone sanzionate, tra questi anche 11 ragazzi che nella tarda domenica di Pasqua si sono riuniti in un locale in via Somma. Diverse anche le attività commerciali controllate e una in via Modugno è stata sanzionata, oltre ad aver subito la chiusura per 5 giorni perché aveva violato l'ordinanza sindacale. I numeri del coronavirus, infine, nella nostra regione sembrano dare una speranza, ma non si può ancora cantare vittoria. La nostra città al momento ha registrato 4 decessi. 5 persone hanno ricevuto il risultato positivo al tampone, ma sono rimaste a casa. Una persona è ricoverata e stiamo seguendo la situazione da vicino perché è una persona anziana. Tra i decessi di cui vi abbiamo parlato, il coronavirus ha rubato a tutti noi il sorriso del professor Vincenzo Schiraldi, per 43 anni il presidente galantuomo della volleyball. Quando giovedì scorso, in un meriggio pallido e attonito, un incendio doloso ha provato a divorare le pareti del palazzetto dello sport dell'Istituto Maria Cristina, una immagine si è squadernata inquietante e simbolica dinanzi agli occhi dei vigili del fuoco intervenuti. Poco dopo l'ingresso, dall'alto dei finestroni, inondando il parquet, un fascio di luce che potremmo dire divina scontornava pietosa nella loro triste nudità, polvere e macerie di quello che era stato uno scrigno di sogni e meraviglie. Loro, i pompieri, non potevano saperlo, ma quasi certamente quel festone luminoso era il sorriso di Vincenzo Schiraldi, che da un altrove celestiale rivolgeva il suo sguardo buono su queste nostre miserie, come ad indicare la via della speranza. Perché sì,
Il professor Schiraldi aveva proprio nel sorriso la cifra distintiva caratteriale e spirituale. Il fondatore e storico presidente della Volleyball Bitonto, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Miulli dal 21 marzo, espirato il lunedì dell'Angelo, dopo aver lottato strenuamente contro il Covid-19. Alla tolda di comando da lontano 1976, ha guidato per 43 anni il sodalizio bitontino, sempre con equilibrio e competenza. Numerosi sono i titoli giovanili collezionati, segno inequivocabile di un vivaio curato con amore. Degna di nota la Pool B a fine anni 80, indimenticabili le stagioni targate Comics in serie B2 e B1 agli albori degli anni 2000. Ed esaltante la Coppa Puglia vinta nel 2005-2006. E tuttavia, lo inorgogliva più di tutto il Memorial Pierpaolo Nardone, dedicato ad un suo caro giovane atleta, morto prematuramente. Da lunedì, tanti che hanno vissuto il sogno della pallavolo, a seconda dell'anagrafe, si ritrovano senza un padre e un fratello. La sua famiglia sportiva, la Volleyball, ha espresso tutto il suo cordoglio tramite le parole del direttore tecnico, Vito Sasanelli, amico di una vita. Ora provo solo tanta amarezza e tristezza perché ho perso un fratello. L'avvocato Francesco Ricci, a lungo suo collaboratore vice, gli ha dedicato una lettera piena di commozione. Tutti noi sapevamo che non potevamo fare a meno di te, della tua serenità d'animo, del tuo sorriso, del tuo ottimismo. Il comitato regionale FIPA Puglia, addolorato, ha promesso: troveremo di certo il modo per rendere imperituro il ricordo di questo galantuomo della pallavolo. Il sindaco di Bitonto, Michela Baticchio, ha proclamato il lutto cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell'intera comunità locale, poiché l'ex vicepreside della scuola media Silos era stato anche attivo nella consulta comunale dello sport ed era impegnato nell'Accademia della Battaglia. Ne ricordo il garbo, la simpatia, lo spirito di servizio alla nostra comunità, umano, sempre disponibile, ottimista, è il preciso ritratto che ne fa il consigliere regionale Domenico Damascelli. Il fiduciario CONI, Nicola Lavacca, infine, ha lanciato la proposta. Se un giorno il palazzetto dello sport del Maria Cristina, chiuso da più di 10 anni, la casa della Volleyball riaprirà i battenti, credo sia doveroso intitolarlo alla memoria di una brava persona e di un presidente lungimirante che ci mancherà tanto. E proprio parlando di sport, nei giorni scorsi è stato dato alle fiamme lo storico palazzetto dello sport all'interno del complesso del Maria Cristina di Savoia. Vediamo le tragiche immagini. Fiamme e una colonna di fumo nero dall'ex palazzetto dello sport dell'Istituto Maria Cristina di Savoia. E poi subito l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e della polizia locale che procederà con le indagini. È accaduto lo scorso giovedì alle 13:45 circa. Sin da subito si è visto che il fumo proveniva dall'interno della struttura. Dai primi rilievi, infatti, l'incendio sarebbe divampato a partire da un locale all'ingresso adiacente all'area bagni. Il cancello era chiuso, ma la porta potrebbe essere stata manomessa anche in un momento precedente al rogo. Il palazzetto, già preda di furti e atti di vandalismo, avrebbe riportato danni strutturali nella zona d'ingresso, dove si sarebbero levate, appunto, le fiamme. Risultano compromessi il solaio di mattonelle e le murature a causa della fitta colonna di fumo che si è elevata. Da subito sono partite anche le ipotesi sulle possibili cause e sono proprio le famiglie che dal 2017 occupano abusivamente la struttura adiacente al palazzetto a spiegarci che sono stati loro ad allertare le forze dell'ordine. Questo incendio è solo la punta dell'iceberg, denunciano. La struttura è stata più volte vandalizzata e usata da ragazzi come ritrovo per bere o far uso di droga. Come mostrano le immagini, le tracce non mancano. E tanti sono stati anche i furti di ferro e fili elettrici. Potrebbero essere proprio questi ultimi che, mentre venivano sfilati e sottratti, potrebbero aver scatenato l'incendio. E nella scorsa diretta Facebook il sindaco Michele Abbaticchio ha fatto il punto della situazione anche sui lavori pubblici, tuttora in corso. Nella nostra città si lavora infatti per l'installazione della fibra ottica e dell'illuminazione a LED. Dal primo cittadino rassicurazioni anche sul tema 5G al centro del dibattito e delle preoccupazioni dei cittadini. Il coronavirus ha posto un freno alla vita sociale e alle attività commerciali, ma non ai lavori pubblici. Nell'ultima diretta Facebook il sindaco Michele Abbaticchio ha infatti ricordato che la nostra città continua a cambiare volto. Anche durante questa emergenza gli operai sono sulle nostre strade per l'installazione della fibra ottica. I lavori sulle strade dovuti alla fibra ottica stanno continuando perché la legge consente di fare i lavori solo legati a determinati settori, tra cui le telecomunicazioni.
State tranquilli che l'azienda ripristinerà le strade dove c'è stato il tracciato ampiamente, come è successo in alcune strade dove è già intervenuta, manterrà l'impegno di rifare completamente Corso Vittorio Emanuele e quindi di ripristinare lo stato precedente delle nostre arterie stradali, però in questo momento questa opera di asfalto non si può effettuare perché sono bloccati i cantieri fino al 5 maggio e il bitume neanche possono andarlo a comprare. Continuano a pieno regime anche i lavori per illuminare a LED il centro cittadino. Cambia completamente il volto luminoso di via Matteotti, via Ravanas, via De Ilderis, via Pasculli, piazza Cattedrale e anche piazza Cavour, che diventeranno a LED, un LED diciamo molto, molto luminoso che faciliterà lo sguardo delle telecamere, secondo me anche renderà più bella la città. Infine, Abaticchio si è espresso sulla questione 5G, al centro delle discussioni e delle preoccupazioni dei bitontini. Il 5G è un'attività di sperimentazione che è prevista per legge e non viene richiesto al sindaco di esprimersi. Noi però abbiamo sicuramente le antenne alzate su questa attività che è stata consentita per legge, che per il Ministero della Salute pare abbia fatto le verifiche e non ravveda crismi di pericolosità. Il primo cittadino però assicura. Qualora io ravveda pericoli per la salute della nostra comunità, state tranquilli che procedo assolutamente senza indugio. È stato riaperto questa settimana il parco urbano di Via Togliatti, uno spazio sicuro per bambini affetti da disabilità, creato dalla cooperativa Solidarietà in collaborazione con il comune e la ASL di Bari. Ottimi i primi riscontri, circa 21 le prenotazioni registrate al momento. È stato riaperto martedì il parco urbano in via Togliatti, che è diventato, grazie alla cooperativa Solidarietà, all'ASL di Bari, nonché la neuropsichiatria infantile dell'adolescenza e l'assessorato al welfare e alle pari opportunità di Bitonto, uno spazio sicuro all'aperto per aiutare le famiglie con bambini autistici con disturbo a deficit di attenzione, iperattività e disabilità intellettiva grave. Molto positivi sono stati i riscontri di questa prima settimana, in cui sono state registrate all'incirca 21 prenotazioni al numero sempre attivo 393 90 51 633. Per il rispetto delle regole di prevenzione e tutela della salute pubblica imposte dalla pandemia del coronavirus, l'ingresso al parco è consentito tutti i giorni dalle ore 9 alle 12, dalle 15 alle 18 su prenotazione. Ad accogliere i bambini, tre per volta accompagnati da un adulto, vi è un'educatrice della cooperativa Solidarietà, con delle attività di svago adatte a loro. Un buon rapporto si è stabilito in tale occasione con le famiglie e tra i buoni propositi si prevedono nuove collaborazioni con le associazioni locali per organizzare delle attività nel parco. E cambiamo argomento perché le conseguenze della pandemia del coronavirus si fanno già sentire su turismo e cultura. Abbiamo intervistato l'assessore Rino Mangini in merito ad una nuova start-up sul territorio di Bitonto che si avvia ad un turismo più sostenibile. Le ripercussioni della pandemia del coronavirus purtroppo non solo a Bitonto si fanno già sentire. La cultura non si ferma, ognuno cerca di continuare a farla con particolari iniziative online, ma attività come i festival sono sospese. Bisognerà pertanto monitorare le disposizioni del governo e trarre l'occasione magari per reinventarsi, anche se sarà difficile ripartire. Abbiamo ascoltato l'assessore al marketing territoriale Rocco Rino Mangini e per lui una possibilità sarebbe lanciare delle edizioni di festival di transizione in attesa del 2021. Stiamo pensando per un futuro, spero non troppo remoto, di promuovere un nuovo tipo di turismo più sostenibile, più slow, se vogliamo, attraverso dei pacchetti, con cui potremmo invitare, turisti, soprattutto italiani, a vivere una vacanza nel nostro territorio, magari agevolandoli dal punto di vista economico, proponendo dei pacchetti 2x3, cioè pagherebbero 2 notti per averne 3, e in quel caso il comune, attraverso formule che stiamo studiando, potrebbe andare incontro sia agli operatori di accoglienza turistica sia agli stessi turisti. Però sono
pensieri a medio o lungo termine, perché davvero non sappiamo quando e se potrà riprendere il turismo. Secondo gli esperti, è ben lontana l'idea di un ritorno a un turismo di massa o internazionale. Piuttosto si dovrà pensare ad una formula più sostenibile e adatta al territorio di Bitonto, ad esempio. È attivo inoltre il portale Visit Bitonto, nonché una guida turistica tradotta in due lingue. Si sta pensando anche a migliorare tale strumento, dato che è un'importante risorsa già in campo. Questo portale rappresenterà nell'immediato futuro un rilancio del settore turistico e della promozione del territorio, perché avrà al suo interno la possibilità per ogni operatore turistico, culturale, economico di registrarsi e poter promuovere le proprie attività, i propri menu per quanto riguarda i ristoranti, le proprie offerte per quanto riguarda i B&B. Quindi ci auguriamo che il mix tra nuovo portale turistico e lancio del pacchetto di incoming sulla città di Bitonto possa dare un segnale di ripresa. E con l'ultimo decreto del governo Conte, librerie e cartolerie hanno finalmente riaperto i battenti. Ma come sta affrontando l'emergenza questo settore? Lo abbiamo chiesto ai titolari bitontini di queste attività. A quasi due mesi dall'inizio della quarantena, librerie e cartolibrerie hanno potuto finalmente riaprire le saracinesche. Ad includerle tra le prime attività a poter ripartire è stato il Premier Conte, con l'ultimo decreto con cui ha prorogato fino al 3 maggio gran parte delle restrizioni già in vigore. Come hanno accolto la notizia i titolari delle librerie e delle cartolibrerie bitontine? In realtà il collegamento non si è mai interrotto, perché dalla chiusura abbiamo continuato ad avere una comunicazione diretta con i giovani lettori attraverso una rubrica quotidiana di videoletture e consigli. Ci auguriamo che l'apertura delle librerie, che sono state viste come un bene di prima necessità, sia effettivamente un segnale che la lettura non sia un fatto superfluo, ma anzi vitale, a prescindere dall'età. Siamo stati molto pensierosi, perché riaprire in questo stato non è dei più facili, sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto remunerativo. Il nostro settore ha superato, diciamo, la recessione di qualche anno fa, e si è dovuta adeguare a tutto quello che sono i nuovi sistemi operativi delle librerie in questi anni. Abbiamo subito la concorrenza piratesca dei grandi gruppi che spedivano online. Finalmente a gennaio di quest'anno avevamo ottenuto una legge che ci cautelava, e quindi eravamo fiduciosi di affrontare un anno un po' più tranquillo. È arrivato questo dramma. Praticamente l'elmetto che avevamo indossato qualche anno fa non ce lo siamo ancora tolti di testa. Siamo praticamente ancora in guerra. Ma per molte cartolerie, essendo anche edicole e quindi essendo state esentate dall'obbligo di chiusura, non è cambiato nulla, a parte la possibilità di rimanere aperti anche il pomeriggio e non la sola mattina. Sinceramente, la vendita al banco non è chissà cosa, perché secondo me dovrebbero aprire tutte le attività, solo così ci potrebbe essere quindi una ripresa. Ma cosa ha acquistato la gente in questo periodo di limitati movimenti? Abbiamo venduto più giornali rispetto a prima, perché qualcuno vuole cioè stando in casa approfitta per leggersi un quotidiano. E poi i libri, la gente sta comprando qualche libro perché stanno in casa, il pomeriggio approfitta per leggere. E parliamo ora di tecnologia. Sono arrivati all'ospedale di Miccoli di Barletta i raccordi AT per ventilatori polmonari, stampati in 3D dal Fab Lab di Bitonto. Grazie ad essi si potrà fornire respirazione assistita a due pazienti invece che a uno. Sono arrivati all'ospedale di Miccoli di Barletta i raccordi AT stampati grazie alla tecnologia 3D all'interno del centro tecnologico di fabbricazione digitale di Bitonto. Serviranno praticamente per creare dei circuiti doppi per i ventilatori polmonari utilizzati in terapia intensiva e subintensiva. In questo modo si potrà fornire respirazione assistita a due pazienti invece che a uno. Ora, il Politecnico di Bari, con un team coordinato dal direttore
Dipartimento di E3, il professor Giuseppe Carbone, hanno sostanzialmente progettato questo raccordo che hanno testato con alcune, diciamo, con alcuni ospedali e con alcuni medici che lavorano in particolare a Barletta, dove l'hanno proprio testato i campioni. Noi abbiamo realizzato i primi campioni, poi sono stati testati sulle macchine, fatte le prove, anche perché è una prassi ovviamente fatta d'emergenza. Quando si sono resi conto che i test fatti erano accettabili, hanno poi chiesto a noi, il laboratorio, di produrne una certa quantità utile appunto alla fornitura su questi ospedali. In particolare, sì, abbiamo prodotto delle visiere che derivano da un prototipo messo a disposizione in open source da Prusa e le abbiamo distribuite a chi si è fatto attore sul territorio di una distribuzione gratuita delle stesse, anche qui diciamo cercando di tirare le produzioni con il costo dei materiali. In più stiamo ospitando la produzione di altri soggetti che attraverso delle campagne di crowdfunding stanno proponendo delle mascherine, diciamo, con filtro intercambiabile, sempre da donare alla cittadinanza. Il Centro FabLab quindi ha stampato gratuitamente, di giorno e di notte, i raccordi con un particolare materiale termoplastico, molto costoso, che consente elasticità e resistenza del pezzo. Un materiale acquistato grazie alla generosità del Comitato Zona Artigianale di Bitonto, che ha investito 500 euro nel progetto. Il viaggio per l'Italia alla ricerca di concittadini fuori regione riparte da Roma. Oggi a raccontare la sua storia è il dottor Michele Saulle. Il giovane bitontino ha conseguito il diploma di laurea proprio dal suo monolocale nella capitale, lontano da amici e parenti. Il nostro viaggio per l'Italia in cerca di concittadini bloccati in altre regioni a causa del coronavirus, questa settimana ci porta nel Lazio. Negli scorsi giorni siamo entrati virtualmente a casa di Michele Saulle, giovane bitontino residente da 4 anni a Roma. Dal suo monolocale Michele ha dovuto anche discutere la sua tesi di laurea, un traguardo importante che ha potuto condividere con amici e parenti solo attraverso i social. Ciao a tutti, sono Michele Saulle e vivo a Roma da più o meno 4 anni. Sono originario ovviamente di Bitonto. Vivo ormai chiuso in questa stanza da un mesetto circa e devo dire che è una situazione del tutto particolare, triste, se devo essere sincero, perché comunque vivo solo. Questo mese è stato molto particolare anche per il discorso della laurea. Mi sono laureato sul web attraverso una piattaforma di teleconferenza e quindi con i professori da casa. È stata una discussione del tutto insolita, ecco, non mi aspettavo questo tipo di discussione, mi aspettavo la presenza della mia famiglia e la presenza dei miei amici. Questo non è assolutamente avvenuto, però loro erano comunque presenti attraverso la tecnologia, quindi i social network che mi hanno veramente dato in questo caso una grande carica, mi hanno fatto sentire meno solo, mi hanno dato molto coraggio. Il fatto che vivo qui solo da un mese è stata ovviamente anche una mia scelta, ho sin da subito deciso di non scendere. Per un discorso innanzitutto etico e poi perché amo la mia città, amo la mia famiglia, amo i miei amici. Spero che questo periodo termini il prima possibile. Grazie a Dio abbiamo social network che ci tengono vicini. Adesso però dobbiamo restare a casa per poter uscire poi in futuro. Quindi colgo l'occasione di ricondividere questo concetto. E ora siamo allo sport, al secondo appuntamento con la rubrica Cammino Nero-Verde, il racconto per rivivere le emozioni della stagione del Bitonto fin qui deputata. In questa puntata dalla ripartenza posta Agropoli alla vetta della classifica contro il Taranto. Mai dare per morto un leone appena ferito, e quello neroverde saprà rialzarsi molto presto. Così avevamo concluso la prima puntata del racconto del Cammino del Bitonto nel girone H di Serie D. Con nel cuore le cicatrici della sconfitta interna con l'Agropoli, la ciurma guidata da mister Roberto Taurino che viaggia verso Nocera Inferiore per la prima trasferta campana della stagione, ha già le spalle al muro, condannata a reagire e vincere su un campo ostico come il San Francesco d'Assisi contro la Nocerina, squadra di grande tradizione. Si aggiungono anche le defezioni di Biasone e Lattanzio a complicare le scelte del tecnico salentino, che
che però trova il bandolo della matassa. Difesa over, tre under a centrocampo con Turito interno e poi due grandi protagonisti. Figliola tra i pali, che tiene in vita il Bitonto nella prima frazione di gioco, parando un calcio di rigore, e Bomber Patierno in avanti, finalizzatore cinico e spietato della manovra offensiva neroverde. Le due reti che regalano il ritorno alla vittoria portano la firma proprio dell'Enfant du Pays, che sblocca il punteggio in avvio di ripresa con un colpo di testa su perfetto cross di Marsili e, dopo aver sfiorato il colpo di genio con una traversa direttamente da centrocampo, mette il sigillo finale guadagnandosi e trasformando un calcio di rigore. Il Bitonto riparte dopo la paura del primo tempo, con una ripresa da squadra con dei valori tecnici e morali importanti. La giusta spinta per affrontare il terribile mese di ottobre, col Bitonto opposto a gran parte delle principali contendenti. Si parte dalla sfida casalinga contro il sempre ostico Gravina. I gialloblu di mister Valeriano Losetto sono nati per far male alle grandi. Al Città degli Ulivi è gara estremamente tattica, che viaggia sul filo dell'equilibrio e della paura di perdere per strada punti pesanti. Ma all'improvviso arriva l'episodio che forse rappresenta il punto di snodo della stagione. Mister Taurino lancia nella mischia Turito e da un cross dalla sinistra arriva la geniale trovata di Patierno e chi se non lui. Colpo di testa da posizione defilata, pallonetto a scavalcare il portiere avversario e palla in rete per l'1-0. Un numero da fuoriclasse per il figlio della terra di Bitonto, leader e trascinatore. Il Bitonto si aggrappa ai gol di Patierno, ma inizia anche a dimostrare un certo equilibrio tattico e una certa solidità difensiva. Elementi quest'ultimi che trovano sostanza e conferma nella trasferta del Monterisi di Cerignola, campo tabù negli ultimi anni per i colori neroverdi, ma è forse dalla terra dell'Ofanto che nasce il sogno Bitonto. Lo squalificato Taurino imbriglia tatticamente in gialloblu di mister Alessandro Potenza, autentica corazzata che fatica a decollare. La gara è equilibrata, il Bitonto rischia poco o nulla e sfiora il colpaccio con Patierno. La sensazione al triplice fischio finale è di soddisfazione per lo 0-0, ma anche di rammarico, si poteva e doveva osare di più. Ed ecco la settimana della svolta. Negli occhi del Bitonto c'è sempre più convinzione dei propri mezzi. Sembrano lontano ormai le tensioni post Fasano e Agropoli, ma all'orizzonte c'è l'avversario più ostico, il Taranto del grande ex Nicola Ragno, tecnico che dispone di una rosa che offre solo l'imbarazzo della scelta per qualità e blasone. Si anticipa al sabato, in quello che sarà forse un weekend che dalle parti della Città dell'Olio mai verrà dimenticato. È la vigilia della terza domenica di ottobre, giorno a Bitonto dedicato ai suoi santi anargiri Cosma e Damiano. Al Città degli Ulivi le squadre scendono in campo accompagnate da una coreografia che diventa storia e che rappresenta fede, speranza, amore per la città, l'omaggio ai santi medici, i giganti di Bitonto. In campo il Taranto dimostra nel primo quarto d'ora di che pasta è fatto, sfiora il gol con una rocambolesca azione, ma da quel momento sul Prato Verde è monologo bitontino. Biasson sblocca nella prima frazione di gioco, nella ripresa suona meravigliosa la sinfonia dell'orchestra diretta dal maestro Taurino. Patierno guadagna rigore l'uomo in più, dal dischetto e bis, esce tra gli applausi, entra Mercai e in pieno recupero è 3-0. Risultato che poteva essere persino più largo, viste le tantissime occasioni neroverdi nei secondi 45 minuti. E tripudio al Città degli Ulivi. Per la prima volta il Bitonto batte il Taranto nella sua storia e sale momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa dei risultati della domenica. Ma si sa, i santi medici vogliono bene a Bitonto, e in quella domenica il Bitonto in vetta ci resta, non più solo per una notte. Ecco, il cammino ebbe inizio da lì, da quel weekend dedicato a Cosma e Damiano, i giorni dei Bitontini. E prima di lasciarvi, vi ricordiamo che torna domani pomeriggio alle 18 il Ruggito Nero Verde nella sua versione Home Edition. Ospite dell'approfondimento dedicato al Bitonto sarà il direttore sportivo Nero Verde Leonardo Rubini per parlare del momento che sta attraversando il mondo del calcio tra decisioni sulla stagione e risvolti economici futuri. Appuntamento su Radio Doppio Zero e pagina Facebook del Bitonto Calcio. E questa era la nostra ultima informazione del notiziario. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 18.30 e sempre su Radio Doppio Zero. Vi invitiamo ancora a restare a casa e a fare un ultimo sforzo. Ora, prima di lasciarvi, la rubrica di cucina a cura di Anna Veriello. Vi auguriamo buona domenica. Buongiorno, oggi ci prepariamo dell'ottima crema diplomatica. Abbiamo bisogno di mezzo litro di latte con della scorza di limone, 200 g di panna montata, 60 g di amido di mais,
oppure se voi volete usate la farina, 150 di zucchero, 3 tuorli. Iniziamo con il scaldare il latte. Nel frattempo che il latte scalda, mettiamo i 3 tuorli in una ciotola. Aggiungiamo dapprima lo zucchero e piano piano con una frusta iniziamo a girare. Quando il nostro composto è bello spumoso, ci aggiungiamo i 50 g di amido. E continuiamo a girare. Quando il nostro composto è pronto, prendiamo un po' di latte che nel frattempo si è intiepidito e ne versiamo giusto un po' a filo. E delicatamente giriamo per formare giusto una cremina che poi verseremo nel tegame del restante latte. Prendiamo il composto e versiamo ora con la nostra Marisa leccapentola oppure un cucchiaio, fate un po' voi. Con pazienza aspettiamo che inizi a formarsi la crema e giriamo e giriamo e giriamo. Godiamo di questi ritmi lenti. Piano piano la crema inizia ad addensarsi. Continuiamo a girare. Quando la crema ha raggiunto questa consistenza, spegniamo il fuoco e trasferiamo la crema in una ciotola, in una bolla di vetro. Copriamo con della pellicola facendo aderire la pellicola direttamente sulla crema in modo tale che non si formi quella fastidiosissima pellicina tipica del contatto con l'aria. Quindi la copriamo bene, facciamo aderire tutto e la facciamo raffreddare. Quando la crema si fredda, togliamo la pellicola. Con una frusta giriamo per sciogliere eventualmente dei grumi che si sono formati. Poi prendiamo la panna e la aggiungiamo. Iniziamo a mischiare dal basso verso l'alto. Ci aiutiamo direttamente con la nostra Marisa, andiamo dal basso verso l'alto. Questa crema è ideale per farcire torte, cannoli, bignè, possiamo fare tutto. E oggi vi propongo delle alternative. Andremo a fare una crema al cucchiaio, molto semplice. Andremo a fare dei biscotti gelato e un facsimile di tiramisù. Prendiamo un contenitore e appoggiamo il nostro sac à poche in modo tale che possiamo usarlo senza sporcarci. Riempiamo il sac à poche ricetta che faremo sono i biscotti al gelato. Ci prendiamo i classici biscotti appoggiamo copriamo ne facciamo due prendiamo della pellicola tagliata a quadrotti al centro chiudiamo come dei pacchettini a caramella. Voilà, caramella, e questi li mettiamo in freezer. Passiamo invece alla nostra crema al cucchiaio. Prendiamo la nostra bella ciotola, questo è proprio
in tutta purezza, ma in tutta bontà. Possiamo servirlo così oppure con un bel biscottino. Voilà! Ora prepariamo il nostro similar tiramisù. Mettiamo 3 biscotti sul fondo. Prendiamo il nostro caffè zuccherato e bagniamo un po' i nostri biscotti. Terminiamo con una spolverata di cacao, anche sulla nostra forchetta, e voilà, chaisanette! Se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere, c'è solo una cosa che dobbiamo fare: restare a casa. Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.